La seduta è ripresa. Riprendiamo, colleghi, il seguito della discussione del disegno di legge numero 2798A. Ricordo che prima della sospensione dell'esame del provvedimento è stato da ultimo approvato l'articolo 3. Passiamo quindi adesso all'articolo aggiuntivo Molteni 3.02 a pagina 9 del fascicolo. E qui i pareri sono tutti contrari. Allora, c'era la deputata Rossomando che intendeva intervenire su questo emendamento 3.02. Prego, deputata. Sì, infatti. Grazie Presidente, grazie colleghi, ma tutto il nostro provvedimento è un provvedimento di sistema, innanzitutto sui tempi del processo, che sono la tutela diciamo fondamentale primaria sicuramente per chi ha ricevuto un'offesa, perché ha ricevuto un danno, quindi le vittime del reato, ma altrettanto sicuramente per chi è imputato in un processo. Ed è anche un provvedimento che rivede le pene per dare alle stesse maggiore efficacia e concretezza. Quindi noi innalziamo le pene per reati particolarmente gravi, reati che costituiscono un pericolo per la collettività e prevediamo non la non punibilità o l'impunità o la irresponsabilità per chi invece commette reati o comportamenti che in un qualche modo turbano la vita della collettività. Noi prevediamo delle misure